Ciao ragazzi, oggi vi presento una lezione di Pilates con una combo di movimenti. Iniziamo da un'inclinazione laterale. I piedi a un pugno di distanza, le ginocchia comode, le anche squadrate in avanti, gli addominali attivi, le spalle che cadono indietro e in basso, il mento retratto. Attivo gli obliqui e mi spingo, prima da una parte e poi dall'altra, espirando. Partiamo con una roll down, espiro, mi avvicino al pavimento col capo, inspiro, srotolo la colonna, mento verso la gola, testa verso il basso, lascio andare il peso delle braccia verso il pavimento, gambe tese se vuoi. Lentamente vieni su, vertebra dopo vertebra, fino a raddrizzare il capo. Ultimo, partiamo con un'inclinazione laterale a sinistra, un'inclinazione a destra, e una roll down, combo dei movimenti. Espiro, inclino, inspiro, espiro, inspiro, espiro e faccio partire. La roll down. Guardo tra le gambe, guardo il pavimento, guardo avanti, di nuovo, in, S, inclino, in, S, inclino, in, S, mi tuffo in avanti. Ultima combinazione dei movimenti. Elevazione gamba singola, e tiriamo su sempre la stessa gamba. Il piede in point, cerchiamo l'altezza con la colonna. Tiro sulla gamba e appoggio. Portiamo le braccia in alto, le mani in linea con le spalle, incasso le scapole, allontano le scapole, retrazione, rotazione. In, S. Combo dei movimenti, inspiro, espiro. Incasso le scapole, sollevo la gamba, appoggio il piede a terra e allontano le scapole. Cercate la stabilità nel movimento. Appoggiamo il piede e partiamo dall'altra parte.
abbiamo terminato la sequenza, appoggiamo le ginocchia a terra. Mani dietro la testa, iniziamo a fare delle una flessione del capo verso il basso e poi tiriamo lo sguardo verso il soffitto. Guardo in basso, espirando, inspiro, espando il petto, guardo in alto. Rotazione destra-sinistra della colonna. Le anche restano squadrate verso avanti. Faccio un twist tenendo in linea il naso con lo sterno. Combo dei movimenti. Fletto, espirando, inspiro, guardo verso l'alto. Espiro, ruoto, inspiro, ritorno centrale, espiro, ruoto, inspiro e riparto con la combo. Riportiamo le mani sul pavimento e andiamo in quadrupedia. Prendi la tua posizione neutra della colonna prima di far partire il movimento. Quando ti senti sicuro, possiamo partire. Elevazione, braccio. Inspiro, porto il braccio verso l'alto, espiro, ritorno. Ultimo, gamba opposta, distendo indietro, ritorno, inspira, espiro. L'anca resta squadrata verso il pavimento, le spalle sempre che spingono lontane dalle orecchie e continuo a trovare la mia stabilità. Combo dei movimenti, elevazione, apertura verso l'esterno, ritorno centrale, ritorno in appoggio. Inspiro, elevazione. Espiro, apertura, inspiro, rientro, espiro, appoggio. Ultima ripetizione e poi partiamo dall'altra parte. Prendo il neutro e parto solo braccio. Cerca di non ruotare con il petto. Partire,
stacchiamo la gamba opposta. La colonna lavora sempre in neutro. Continuo a respingermi forte dalle mani sul pavimento e cerco lunghezza con la gamba dietro. Quindi immagino di allontanare il femore dall'anca. Partiamo con la combo. Elevazione, apertura, chiusura, rientro. Ultima combo e poi andiamo nella posizione del bimbo in child pose. Glutei sui talloni, fronte verso il pavimento, braccia in avanti. Abbiamo scaricato la colonna e lentamente andiamo tutti seduti. Distendiamo le gambe poco più ampie delle anche e apriamo le braccia all'altezza delle spalle. Facciamo un twist alternando i lati. Fai attenzione a non spostare le anche, quindi i piedi devono sempre restare in linea. Il movimento risulterà piccolo. Cercate l'altezza con la colonna. Avvicino le mani, mi spingo in avanti. Inspiro, espiro. Fletto la colonna in avanti come se volessi afferrare qualcosa davanti. Ritroviamo l'altezza, apriamo le braccia e parte la spine twist. Twist, una flessione del busto. Inspiro, espiro. Aria dentro, aria fuori. Ci fermiamo, incrociamo le gambe, portiamo un braccio dietro la testa, afferriamo il gomito, espirando vado in flessione del busto in avanti. Cambiamo incrocio, andiamo dall'altra parte. Gambe, le uniamo, portiamo le mani a terra, chi riesce appoggia i palmi delle mani sul pavimento in linea con le ginocchia o più avanti, elevazione gamba alterna, la colonna è leggermente inclinata in avanti. Spingo le braccia verso l'alto, ritorno con le braccia verso il pavimento, fletto leggermente la colonna in avanti, inspiro, espiro. Da qui inizia la combo dei movimenti. Una volta portato
le braccia verso il pavimento, stacco prima una gamba, poi l'altra e riprendo il movimento con le braccia. Recupera portando le ginocchia al petto. Con il tuo tempo andiamo con la schiena a terra. Piedi a terra, braccia lungo il corpo. Iniziamo semplicemente a fare un movimento di retroversione del bacino. Espiro e schiaccio la bassa schiena sul pavimento. Stacchiamo prima una gamba e poi l'altra e andiamo in undread. Dalla posizione dell'undread lasciamo scivolare una gamba in avanti e verso il pavimento, bloccando l'altra gamba. Alterniamo il movimento. Gambe si bloccano, spingo le braccia in alto e indietro, inspiro e espiro, braccia lungo il corpo. E da qui parte la combo dei movimenti. Gamba destra, gamba sinistra, braccia. Portiamo le ginocchia al petto e recuperiamo. Portiamo le braccia dietro la testa, le gambe in undread e andiamo a fare un twist delle anche destra a sinistra. Inspiro, twista, espiro, ritorno centrale. E da lì partiamo con il chest lift. Espira, solleva la testa e le spalle. Inspiro, ritorno giù. Combo dei movimenti. Twist a destra, twist a sinistra. Chest lift.
riportiamo le ginocchia al petto e recuperiamo. Ci giriamo e andiamo in decubito laterale. In linea la testa, il busto e le gambe. Attiva la pancia, immagina di staccare le costole dal pavimento, stacchiamo entrambe le gambe e la gamba superiore iniziamo a portare il ginocchio verso il petto, la flessione dell'anca, la mano in avanti funge da appoggio, partiamo col secondo movimento, elevazione della gamba con l'anca quadrata in avanti. Poi ci fermiamo su, facciamo un'ulteriore apertura facendo un'extra rotazione con l'anca, quindi ruota anche il piede verso l'esterno. Da lì parte la combo, che è composta dal flessione dell'anca, elevazione, extra rotazione. Porta le ginocchia al petto, recupera e andiamo dall'altra parte. Iniziamo la stessa sequenza di movimenti. Ginocchio verso il petto, elevazione. Extra rotazione, combo dei tre movimenti. Al petto, recupera, ritorniamo su e andiamo con la pancia a terra in posizione prona, lo sguardo verso il pavimento, apro le braccia a T, distendo le gambe, sollevo le braccia, le spingo lentamente in avanti e poi le apro di nuovo verso l'esterno. Continuiamo ad avere il palmo della mano verso il pavimento, l'addome attivo e immagino di staccare l'ombelico dal pavimento. Porto le braccia giù, sollevo le gambe
e inizio ad aprire e chiudere. Inspiro, apro e espiro, chiudo. Pongo dei movimenti, sollevo le braccia e spingo avanti, sollevo le gambe e da lì apro gambe e braccia. Stop. Ci sediamo sui talloni, portiamo le mani verso i piedi per recuperare le spalle e restiamo lì. Torniamo un attimo su, divarichiamo le gambe, portiamo il capo su un lato sul pavimento e le mani che passano all'interno delle ginocchia verso i piedi. Punto le mani a terra, intorno in ginocchio, portiamo un piede in avanti, 90 gradi nelle ginocchia, la schiena è dritta e da lì vado a fare una leggera retroversione del bacino con la schiena dritta che guarda verso l'alto. Distendo la gamba avanti, trovo la mia flessione del busto e vado giù ad afferrare il piede. Cambiamo gamba, altezza con la colonna, trovo la retroversione del bacino . Distendiamo di nuovo. Andiamo ad afferrare la punta dei piedi, o ci possiamo fermare con le mani verso le ginocchia. Punta le mani a terra, punta i piedi a terra e lentamente srotolo la colonna, ritornando in piedi. Parte finale della lezione, uniamo i piedi, spalle verso il basso e inizio a guardare a sinistra e mi fermo lì, in rotazione del capo, vado a destra, mi fermo lì. Ritorno in avanti, faccio un'inclinazione del capo laterale, vado ad afferrarlo e distendo l'altro braccio verso il pavimento, sollevo le dita verso l'alto. Tutto uguale dall'altra parte. Portiamo le mani dietro la schiena, spingiamo le spalle verso il basso, guardiamo in alto. Mani dietro al capo, spingo il mento verso la gola e guardo il pavimento. Portiamo un ginocchio verso il petto,
stacchiamo il braccio opposto e lo apriamo verso l'esterno e apriamo l'anca verso l'esterno, restando forte lì in equilibrio. Appoggia il piede a terra, solleva l'altra gamba, tirala forte verso di te. Apertura dell'anca e del braccio opposto. Ritorno, unisco i piedi, grande respiro, espira, porta le mani verso la fronte, verso il petto, espirando. Inspiro, espiro. Ne facciamo solo un altro, un grande respiro in camera aria, espira, ritorno. Grazie per aver scelto questa lezione, ci vediamo prossimamente.